Sarà un po' diverso il Bob Report questa volta, perché sto per raccontarvi una storia fantastica, piena di magia, di amici, di sforzi, di momenti strani e momenti felici. Sto per raccontarvi infatti la storia dei Little Pony. No, non parleremo di cavallini gay con la coda arcobaleno, ma di una band che ha scelto forse il nome più strano possibile per una band e di come portano belle vibes in giro. Ma partiamo da lontano, da come ho conosciuto i Little Pony. Era il lontano 2014, un anno strano per il sottoscritto. La gente amava farsi il bagno con l'acqua gelida. Ero tornato da poco tempo a Napoli ed un mio amico ai tempi mi consigliò di ripartire dall'arte di strada, visto che sapevo ancora mettere le mani su uno strumento. Forse non si faceva così. Disse tipo: Francesco suona di merda la batteria e con un sassofonista per strada riesce a portarsi tipo 80 euro al giorno, perché non lo fai anche tu? Sembrava una cosa semplice, infatti, ma in realtà non lo era per niente. Ricordo ancora che la prima volta che scesi per strada con la mia loop station e la chitarra riuscii a portare a casa 3 miseri euro divisi fra ramini e spicciolamma varia. Forse era la timidezza nell'avere i volumi bassi, forse semplicemente non avevo idea di come si facesse. Però, come in ogni cosa, non mi arresi e continuai a scendere per strada, ne andò sempre meglio. Un giorno, dopo aver finito di occupare il mio angolo di marciapiede, feci un giro per le strade del centro di Napoli. Trovai questi due ragazzi, un bassista e un batterista. Avevano un groove veramente bello, un misto di swing e pazzia. Non sapevo cosa fosse, però presi coraggio e mi avvicinai a loro. Ehi, lo sapete che siete proprio bravi? Mi fate invidia quasi. Vorrei tanto poter suonare con qualcuno per strada. La loop station mi annoia dopo un po'. Il batterista senza esitare disse: "Perché non suoni con noi qualche volta?" Che figata, pensai, non me lo feci ripetere. Conobbi così Fulvio, il batterista, e Marco, il bassista. Mentre fantasticavo come un ragazzetto al liceo che incontra la ragazza che già immagina come la madre dei suoi figli, fui stroncato sul nascere nel scoprire che in realtà loro avevano già una band, solo orfani, del loro vocalista sassofonista, che ormai viveva a Roma e non suonava più tutti i giorni con loro come agli inizi. Sfruttavano la strada come vetrina, come aperitivo di un qualcosa di più bello per portarlo nei locali, anche se in realtà a volte era l'unico modo per tirare avanti la baracca e pagare le bollette. Maledette bollette, già esistevano nel 2014. Così suonai spesso coi Little Pony in assenza di Ryan. Sì, si chiamava così quel sassofonista cantante di cui tutti non facevano che parlarmi bene. Sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la neve. Una volta sola ha nevicato a Napoli e noi eravamo lì per strada a suonare. Era figo il busking per questo motivo, però. Spesso eravamo band improvvisate con pezzi di altre band in giro per Napoli. La gente non lo sapeva, ma non c'era niente di preparato in quello che suonavamo. Si improvvisava tutto, eppure in qualche modo aveva un suo fascino. Addirittura di certi pezzi incominciava ad imparare a memoria passaggi o giri di basso particolari dei Little Pony. In realtà Ryan non era scomparso, anzi ogni tanto tornava a Napoli per suonare con la band. Ci conoscemmo durante una delle tante feste a casa di Fulvio. Le gloriose feste a casa di Fulvio, magari un giorno ve lo racconterò, ma è tutta un'altra storia. Suonammo anche occasionalmente insieme, Little Pony al completo più Bob, ma non entrai mai all'interno della band. Era il periodo che suonavo con tutti, ma non ero di nessuno. In realtà io e Ryan ci vogliamo tanto bene e questa foto può confermarlo. Dopo anni che non ci vedevamo, guardate la felicità raggiante di Ryan nel farsi una foto con me. Sì, ma tutto questo che c'entra con Little Pony, Bob? Ci sto arrivando, goditi la storia, maledetto stronzo. Vuoi vedere i Little Pony suonare e basta? Tiè! Contento? Adesso continuo. Intanto tu iscriviti, premi a caso tutti i tasti qua sotto, fa le solite robe, bla 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 bla. Ad un certo punto Fulvio decide di partire via da Napoli, vuole vedere il mondo e vivere nuove esperienze. Di conseguenza i Little Pony vivono una crisi, in cui Marco era a Napoli, Ryan a Roma e non avevano un batterista. In quello stesso periodo stavo provando a comporre quella che sarebbe poi stata la mia band. Non potevo non pensare a Marco. E così la buttai lì, la mia proposta indecente. Ehi Marco, sai, sto facendo una band, mi servirebbe un bassista e tu saresti perfetto, che ne dici? E lui mi diede una risposta sincera, ma allo stesso tempo carica di motivazione. Bob, sarebbe bello, ma non posso. Se lascio Little Pony sarebbe come mandare all'aria tutto quello che ho costruito intorno a questa band. Non voglio mollare tutto.
E nulla, rispettai tantissimo la sua sincerità. Meglio di molte persone che ci girano intorno dandoti finte scuse, ma per qualche strana ragione per 5 anni non ho più avuto loro notizie. Intanto la mia band si era formata, arrivò la pandemia e ci sfasciamo come neve al sole. Insomma, gira e rigira, mi sono ritrovato su Twitch a fare live e ripartire da zero. Pensai da subito di parlare di gruppi, situazioni musicali, mainstream. Mi vennero subito in mente i Little Pony e la prima cosa che feci è cercarli sui social. Saranno ancora vivi? Saranno diventati un'altra cosa? Boh! Li trovai ovviamente, su YouTube è disponibile il loro ultimo album, ma soprattutto volevo andarli a trovare dal vivo per sentirli suonare e vedere come stavano. Marco c'era riuscito, in qualche modo aveva reclutato a sé Valerio alla batteria e Pierre ai synth. La serata però era partita male, pioveva e la gente al castello tardava ad arrivare, forse colpa anche di un camion della polizia minaccioso parcheggiato in piazza? Sto forse dicendo che a questi concerti c'è gente che vuole andare a fare cose illegali? No, però non ti fa venire voglia una camionetta della polizia parcheggiata appena fuori il locale in questione? O sbaglio? Cioè immaginatevi la discussione. Ehi, vorrei proprio farmi una serata con buona musica e un localino carino carino. Che ne dici di quello? Quello? Ma c'è la polizia là fuori. Vuol dire che è sicuro, no? Oppure che fra poco fanno una retata ed arrestano tutti per assembramento. Fidati, fidati, è meglio non andare. Ma non è finita la pandemia? Non ce lo dicono! Trovo Marco dentro al castello che vende merchandising, ma somiglia più ad un venditore di vestiti di contrabbando. Sapete, quella gente che apre i portabagagli della propria auto e incomincia a vendere per strada vestiti o cose strane, no? Forse succedono solo a Sud Italia certe cose. Queste sono le vere attività dei Little Pony, vedi? Vendere cianfrusaglie invece di musica. Vogliamo la musica! Ah, passate voi la musica. Questo qui è Pier. Ci siamo conosciuti così in pratica, mentre giravo questo video. Lui è l'uomo delle tastiere e dei synth, dietro il nuovo sound dei Little Pony. Non le vogliamo ste cianfrusaglie da ciarabattieri. Ma farò sta musica. A Ovni vendere il boost. A Ovni è un musicista d'uomo, entra a vendere il boost. Mannaggia, mi dai una riesce, guarda non gli riesce bene. È vero però, gli riesce bene. Gli riesce molto meglio, guarda. Guarda, è pure contenta la signorina. La serata inizia, ma la gente è timida ad entrare. I Little Pony provano a chiamare a sé la gente con un rito sciamanico. La serata inizia, all'inizio sembrava che la gente fosse destinata ad essere poca. Poco tempo ed il locale non può fare a meno di riempirsi. La gente balla, si accalca, nonostante non fossero tutti i loro fans, la gente entrava ammaliata dalla musica, del resto non poteva farne a meno. A metà concerto il castè era pieno e la serata è stata un tripudio di noise, scleri e bella musica. Sono andato anche ad un'altra serata che fecero un paio di settimane dopo, al Punk Tank Café.
questo posto era davvero strano. Entri e sembra un bar. Poi al secondo piano c'è una piccola stanza, davvero piccola, ma in qualche modo la gente era tutta lì. Saltava, si gasava, volava alcol, gente euforica. Non so se è fortuna nell'incontrare le persone giuste, o forse è la testa dura che ti fa continuare a credere in quello che ti piace o altro ancora. Ma Marco c'era riuscito, è riuscito a tenere a galla un gruppo nato con spensieratezza fra una gemma e l'altra, e a farlo diventare qualcosa che ne ha conservato lo spirito, ma è diventato qualcosa di più bello, di più pensato. Posso dire con tutto il rispetto delle formazioni precedenti di questa band che adesso i Little Pony si sono fatti grandi. Gran merito va ai nuovi elementi, Valerio, ex Buddha Super Overdrive, che ha contribuito a gran parte del restyling della band mettendoci molto di suo, e Pierre, attuale contrabbassista dei Wappy Cartò, che coi suoi synth riesce a creare un trip acido, folle e pop contemporaneamente. E lo so, a qualcuno potrebbe non interessare tutto il racconto, ma secondo me è bello sottolineare come certi progetti sono lì per anni, in attesa di concretizzarsi, in attesa di trovare formazione e situazioni giuste. E i Little Pony ne sono un esempio. Una band che vuole vivere e far vivere emozioni sempre nuove e che ha intrapreso una strada che può portarli solo a grandi cose. Sono partito da lontano con il raccontarli, perché insieme abbiamo vissuto forse un'epoca d'oro dove eravamo un collettivo di teste di cazzo che avevamo come unico interesse la musica e nient'altro. E non avevamo bisogno di targhe, associazioni o sedi amministrative. Certe cose succedono e basta. E sono belle così. E sono felice che idee raccontateci fra una sbronza e l'altra, fra un cappello per strada di pochi spicci e un affitto da pagare, con l'ansia che prima o poi ci saremmo dovuti reinventare a 40 anni perché di musica non si può campare, alla fine quelle idee per qualcuno sono diventate realtà. Questa non è una biografia dei Little Pony, sia chiaro. È solo il racconto della mia esperienza diretta e indiretta di questa band. Ci sarebbero tante cose da raccontare in realtà e sicuramente non ho raccontato tutto. Ma come ho detto, c'è un vuoto in questa storia. Per 5 anni non ho avuto notizie concrete dei Little Pony. Ma se siete curiosi di capire come si affrontano situazioni di crisi di una band per risorgere come una fenice come questi ragazzi, domenica 2 aprile alle 18 saranno ospiti su Twitch sul mio canale per una puntata del salotto di Bob degli artisti mainstream. Recuperando troppo tardi il video, ormai la data è già passata, ma non ti preoccupare, struffolino di miele. Probabilmente il Bob del futuro si sbatterà per rieditare la live e ricaricarla qui sul canale. Quando? Ebbene, mo vuoi sapere troppo. L'unico modo per rimanere aggiornato è cliccando su tutti i tasti qua sotto, iscriverti, attivare la campanella, fare tutte le cose che si fanno di solito. Puoi trovare Little Pony ai vari link che ti metterò in descrizione. Supportali, altrimenti ti verrò a cercare. Adesso però non stoppare il video perché c'è una cosa... Scusa Marco, ma i Little Pony godono forte. Non c'è male, non c'è male.